Ancora buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Siamo qui stasera per la conferenza dal titolo I Balcani tra realtà e fantasia. E abbiamo qui con noi Alberto Custerlina, scrittore, che adesso vi presento brevemente. Prima di iniziare a parlare di lui e dei Balcani, però un paio di avvisi. Innanzitutto, durante la conferenza ci sarà la possibilità di rivolgere delle domande sia direttamente per volontà di Alberto, interrompendolo durante la conversazione, oppure inviando un SMS al numero che trovate in un cartello qui davanti scritto. Il numero comunque è 380 90 16 118. Gli ultimi avvisi, ringraziamo Homepage che ci dà la possibilità di organizzare queste conferenze e il gruppo Beppe Grillo di Udine che l'ha organizzata. E non per ultimo ringraziamo anche la libreria Mondadori, sì, la libreria moderna di Udine, scusate, lapsus, che ci ha fornito delle copie del libro che eventualmente potete comprare e farmi firmare dall'autore a fine conferenza. E ora direi che possiamo cominciare con la conferenza parlando un pochino di Alberto. Alberto Custerlina, che è stato finalista nel 2009 del premio Camaiore per la letteratura gialla e che ha scritto due libri e altri racconti pubblicati su delle antologie, è in procinto di pubblicare un prossimo libro che dovrebbe uscire in ottobre di quest'anno. Ed è uno scrittore che io definirei particolare nell'ambito della letteratura italiana, un po' perché si occupa di noir, noir come forse non lo fanno altri, noir che lui definisce, dopo ne parleremo un po' meglio, turbo noir. Niente, riguardo ad Alberto direi che magari lo possiamo scoprire dopo anche tramite le vostre domande, tramite le vostre curiosità. L'altra particolarità della scrittura di Alberto è che lui è molto attento ai panorami balcanici, un pochino per le sue esperienze di vita, un po' per interessi, e questo l'ha portato a scrivere i primi due libri della sua carriera da scrittore nell'area appunto balcanica. Per questo, stasera ci parlerà appunto di quest'area balcanica. Partiremo da questa zona per poi andare a introdurre anche quello che lui ha scritto nei suoi libri. Quindi un passaggio dalla realtà alla fantasia, dove spesso le due cose, si confondono anche un pochino. Io inizierei già lasciando la parola ad Alberto e chiedendogli di fare una breve presentazione di quella che è la storia dell'area balcanica, perché, come diceva Winston Churchill, l'area balcanica è un'area che ha una storia fin troppo densa di eventi per essere racchiusa in un'unica area, una zona che è veramente sempre stata molto rappresentativa della storia fin dall'impero ottomano, quindi direi che potremmo iniziare a parlare della storia balcanica da lì. E con questo cedo la parola a Alberto. Grazie, buonasera a tutti. Se avete domande mentre parlo, vi esorto a interrompermi così evito il monologo troppo lungo. Allora, sì, Winston Churchill, dici tu, definiva così i Balcani e cominciamo subito a dire che lui ha venduto i Balcani alla Russia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E ha avuto in cambio la Grecia. Ecco, questo volevo solo puntualizzare perché è una cosa che pochi sanno, che dopo gli accordi di Yalta, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'era la spartizione delle terre tra vincitori e perdenti. Molti avevano un occhio sui Balcani perché i Balcani sono un'area strategica molto importante in Europa e l'Inghilterra all'epoca, in accordo con l'Unione Sovietica, quindi tra Winston Churchill e Stalin, hanno deciso di
lasciare l'influenza sui Balcani all'Unione Sovietica, però tenendo la Grecia nel comparto occidentale. E in questo modo Winston Churchill ha potuto far fuori la resistenza partigiana greca, che non aveva più avuto il supporto dell'Unione Sovietica, e quindi è stata debellata completamente post guerra, con i risultati che sappiamo, perché poi dopo la Grecia è diventata un paese dove c'è stata, insomma, la dittatura militare di destra con numerosi disastri, ecco. tanto per chiarire la citazione di Winston Churchill. No, i Balcani, la storia dei Balcani, per come la conosciamo noi adesso, nasce principalmente nel 1389, quando l'impero ottomano sbarca in Europa, quindi da Istanbul comincia a espandersi verso il centro dell'Europa e arriva in Kosovo, precisamente arriva in una valle che si chiama la Piana di Merli o Kosovo Polje, e lì si scontra con una coalizione cristiana, perché naturalmente all'epoca ancora la Chiesa ortodossa non esisteva, ovvero i serbi erano cristiani e cristiani cattolici, e si scontrano, appunto, gli ottomani si scontrano con questa coalizione formata da serbi e altre popolazioni dell'area balcanica, quali croati, mi sembra, bulgari, adesso non mi ricordo ancora tutte le componenti, ma comunque l'esercito era in maniera predominante serbo. Questa battaglia i serbi la perdono, quindi perdono il controllo della porta d'accesso ai Balcani, e l'impero ottomano conquista tutta l'area fino, mi sembra in quel momento, fino a metà della Bosnia circa. Poi conquisteranno più avanti, conquisteranno i Balcani e si spingeranno fino alle porte di Vienna. Ecco, la Serbia rimane comunque indipendente, perché non viene occupata se non in parte dagli ottomani, ma però ai serbi questa resta come una ferita indelebile, perché i serbi, a detta loro, ritengono che il Kosovo sia la culla della cultura serba. In realtà la questione è un po' controversa, perché in Kosovo la popolazione albanese è abbastanza radicata ancora prima che degli eventi di scontro con l'impero ottomano. Comunque sia, bisogna anche dire che tra l'altro gli albanesi prima di questo evento non erano musulmani, lo sono diventati dopo in parte. Gli albanesi erano una popolazione cristiana che poi, un po' per convenienza, un po' perché comunque sotto la dominazione ottomana, è diventata in parte islamica. E su questo la Serbia ha sempre fatto leva per cercare di riconquistare quelle terre là. E non so se, insomma, questo racconto qua, appunto, che è di fatti avvenuti alla fine del 1300, vi richiama in mente fatti che invece sono avvenuti 10-15 anni fa, 20 anni fa al massimo, no? Perché in quelle zone, siccome non c'è mai stato un evento che sia stato veramente unificatore, c'è ancora un'animosità, uno scontro per il potere, che è praticamente identico a quella che c'era nel 1300.
Allora, successivamente l'impero ottomano resta nei Balcani fino al 1800, poi l'impero asburgico comincia a conquistare territori verso sud e si raggiunge una situazione che è quella dei primi anni del Novecento, in cui gran parte dei Balcani sono asburgici, la parte sud è ancora ottomana e la Serbia continua a essere indipendente, anche se è molto ridotta da un punto di vista della superficie della nazione. In questo quadro qua succede un evento che è l'omicidio del principe ereditario asburgico, austriaco, austro-ungarico. Ferdinando viene ucciso a Sarajevo per mano di Gavrilo Princip, che è un attivista nazionalista della giovane Bosnia. Giovane Bosnia che però è un'organizzazione serba, di etnia serba, finanziata da la Mano Nera, qui vedete il titolo del mio romanzo. Mano Nera, che è un'organizzazione di alti ufficiali e nobili serbi che lottano per la Grande Serbia, perché la Serbia ha questo mito che risale appunto all'epoca medievale di costruire la Grande Serbia, scritto con la G maiuscola, e cioè un'unica nazione che domini su tutti i Balcani. Allora, per far questo cercano di destabilizzare il governo, insomma, l'impero austro-ungarico, uccidendone il principe ereditario, scatenando una reazione ovviamente asburgica, che fa a questo punto delle richieste pesantissime alla Serbia. Mi sembra, non mi ricordo esattamente, ma sono un documento con 10-11 richieste, di cui vengono accolte 10, tranne una, quindi, e allora l'impero austro-ungarico dice: boh, se non li accogliete tutti vi attacchiamo e quindi dichiariamo guerra, e a quel punto scoppia la prima guerra mondiale. Teniamo presente che non è solo per questo che la prima guerra mondiale è scoppiata, perché ovviamente essendo una guerra mondiale evidentemente c'erano situazioni destabilizzate anche in altre parti dell'Europa, ma ovviamente questo è stato un evento che è stato estremamente importante per una destabilizzazione che ha portato alla guerra. Dimmi. Allora, se ricordo bene, non è stata accolta la richiesta di poter indagare con personale di polizia austriaco all'interno della Serbia. Mi sembra fosse questo. Perché l'Austro-Ungheria ovviamente non poteva fidarsi di un'indagine fatta dai serbi stessi, quindi volevano partecipare, prendere in mano l'indagine, che poi era pretestuosa questa cosa ovviamente, no? Ecco, quindi niente, a questo punto scoppia la prima guerra mondiale, l'Austro-Ungheria perde e la regione viene ridisegnata, viene creato il regno di Jugoslavia, che è in mano alla Serbia, l'impero ottomano praticamente si riduce a quello che oggi è la Turchia, più o meno, la Grecia si libera, diventa il regno di Grecia, l'Albania anche diventa di nuovo indipendente e si crea una configurazione abbastanza simile a quella attuale. Poi c'è la Seconda Guerra Mondiale e durante la Seconda Guerra Mondiale succedono dei fatti che
avranno una pesante ripercussione sui giorni nostri, più di quello che si possa pensare, perché è ovvio che qualsiasi guerra di quel tipo poi va a modificare il futuro in maniera pesante, ma questo succede in particolar modo nei Balcani, perché durante la Seconda Guerra Mondiale i Balcani vengono invasi dagli italiani, che dichiarano guerra all'Jugoslavia, supportati dai tedeschi nazisti, e invadono i Balcani. Questa invasione viene supportata dalla Croazia, che si schiera dal lato dei nazisti, con gli Ustascia croati, che sono un'organizzazione militare di estrema destra, e assieme ai nazisti cominciano il primo eccidio etnico dell'area moderno, diciamo, di carattere moderno, internando e uccidendo, adesso non mi ricordo la cifra esatta, ma siamo attorno all'ordine degli 800.000 serbi. E qui ovviamente, oltre a quello che possiamo definire tradizionale scontro tra serbi, croati, che potremmo assimilare a quello che era, non so, Francia e Inghilterra nella guerra dei cent'anni, o Francia e Germania a metà dell'Ottocento, si innesta anche questo odio di tipo etnico, quindi non più politico, non più di dominio economico-politico sull'area, ma anche di tipo etnico. E da notare che c'è anche una questione religiosa sotto, perché ovviamente il croato è di fede cattolica, il serbo di fede serbo-ortodossa, e quindi è molto facile a questo punto scaldare gli animi delle rispettive popolazioni facendo leva anche sulla religione, perché come sappiamo la religione è una fortissima leva di carattere anche poi politico-economico, no? Su basi religiose si sono fatte centinaia di guerre che in realtà poi avevano uno scopo di dominio geopolitico fondamentalmente. Ok, a questo punto finisce anche la Seconda Guerra Mondiale e i serbi, ma non solo serbi, nell'armata rossa di Tito liberano tutti i Balcani, arrivano fino a Trieste, Lubiana, e vincono quindi la guerra, la Russia al loro fianco, l'Italia perde, la Germania perde, si deve ridefinire l'area balcanica nuovamente. Quindi 30 anni dopo la ridefinizione successa dopo la prima guerra mondiale, c'è una ridefinizione ulteriore dopo la seconda guerra mondiale. Viene creata la Jugoslavia, come l'abbiamo conosciuta noi, e sotto il comando di Tito. Inizialmente la Jugoslavia è assolutamente allineata all'Unione Sovietica di Stalin, quindi fa parte, diciamo, nella seconda metà degli anni 40 di quel blocco sovietico che si sta creando nell'Est Europa, ed è per la prima volta l'area balcanica un'area unificata sotto un'unica bandiera, la bandiera jugoslava. E quindi succede che serbi, croati, macedoni, montenegrini, sloveni e la comunità albanese che vive in Kosovo sono tutti improvvisamente fratelli. E la cosa sembra che funzioni effettivamente. La Jugoslavia comincia un suo piccolo boom economico, poi si stacca dall'influenza russa, perché per divergenze con Stalin Tito si
pone fuori dal patto di Varsavia e comincia un periodo di non allineamento né con l'est né con l'ovest, anche se comunque il governo jugoslavo è un governo socialista. E questo non allineamento porta la Jugoslavia inizialmente a una situazione favorevole, perché ovviamente riesce a stare là in mezzo e godere di benefici sia da una parte che dall'altra, ma il gioco dura poco, per cui non riesce a diventare economicamente forte. Alla morte di Tito, la Jugoslavia nel giro di pochi anni si frantuma. Qua bisogna fare una parentesi. Durante gli anni, circa mezzo secolo, quasi mezzo secolo di Jugoslavia, sembra che le popolazioni balcaniche si riappacificano una con l'altra, tant'è vero che è assolutamente normale il matrimonio misto, c'è l'esercito jugoslavo fa sua una dottrina che è nata forse qua in Italia, quella di mescolare le varie popolazioni grazie al servizio militare, per cui uno che abita in Macedonia veniva spedito a fare militare in Slovenia e così via. Si tenta di unificare anche da un punto di vista etnico la popolazione. La religione per loro non è un problema, perché è uno Stato che non ha una religione di Stato, quindi pur lasciando libertà, abbastanza libertà di culto, non impone una religione, essendo un regime socialista. Quindi sembra che tutto fili liscio, ma quando Tito muore e il potere che lui esercitava scompare di colpo, ovviamente tutti i suoi, diciamo, secondi in comando, tutte le persone politicamente e militarmente influenti della Jugoslavia, ovviamente vogliono prendere il potere nelle proprie mani. Un po' come è successo, si ripropone quello che è successo nella storia molte volte. Il caso più eclatante era quello di Alessandro Magno, che una volta morto lui il suo impero si frantuma in più parti, ognuna gestita dai suoi generali, e così succede più o meno, così succede in Jugoslavia. La prima a dichiarare l'indipendenza è la Slovenia, che si stacca improvvisamente, per noi improvvisamente, in realtà il processo sicuramente nessuno là è rimasto sorpreso da questo, però a un certo punto si stacca e si dichiara indipendente. I serbi, che erano la parte dominante dell'esercito jugoslavo, che avevano in mano l'esercito jugoslavo, tentano una debolissima resistenza, ma poi si ritirano senza creare grossi problemi, perché la Slovenia in fondo a loro non interessava più di tanto, anche perché la Slovenia, sia da un punto di vista geografico che da un punto di vista così culturale, è molto più affine al mondo tedesco, al di là della lingua, che al mondo balcanico. Infatti diciamo che geograficamente non è neanche mai compresa nei Balcani. Non succede la stessa cosa invece quando la stessa cosa la fa la Croazia, si dichiara indipendente, e là sono dolori, perché ovviamente la Croazia, oltre ad avere una posizione molto più importante geopoliticamente della Slovenia, perché ha la costa adriatica, perché ha un'area, una superficie molto più vasta, e ovviamente crea grossi problemi ai serbi. E poi la Croazia è la Croazia, e da qui tornano alla ribalta tutti i vecchi problemi accumulati nel corso della storia, ultimo quello che vi dicevo della Seconda Guerra Mondiale, dove i croati avevano massacrato centinaia di migliaia di serbi.
Al che quindi la Serbia risponde militarmente in maniera pesante e quindi scoppia la guerra balcanica come l'abbiamo vissuta noi nel 91, 1991. La Serbia attacca la Croazia e là comincia insomma, una guerra tra le più cruente. Che abbiamo visto insomma in epoca moderna, insomma, dalla seconda guerra mondiale in poi. Ovviamente c'è tutto un gioco di alleanze a quel punto, per cui incredibilmente la Bosnia musulmana si allea con la Croazia per fronteggiare i serbi che hanno sempre in testa la grande Serbia che dicevo prima. A quel punto, insomma, la guerra balcanica ha tutta una sequenza abbastanza particolare perché ci sono dei momenti in cui i serbi arrivano molto vicini a Zagabria, vengono ributtati indietro, la comunità internazionale sta a guardare, ci sono sì dei caschi blu che cominciano ad arrivare, ma non intervengono, nessuno vuole intervenire. Poi i croati hanno un momento di ripresa anche perché vengono riforniti non soltanto da tutta la comunità croata che è sparsa per il mondo, riforniti di soldi e quindi di armi, ma anche probabilmente da qualche governo occidentale in maniera occulta, ovviamente. Quindi riescono a fronteggiare i serbi e a ricacciarli oltre i confini, quelli diciamo che possono essere confini naturali tra Croazia e Serbia. E a questo punto però i croati, non paghi, attaccano i bosniaci musulmani, e quindi la guerra si trasferisce in Bosnia, dove naturalmente anche i serbi operavano. E quindi siamo in una situazione in cui tre entità combattono una contro l'altra in tutte le combinazioni possibili. Ecco, questo è quello che succede durante le guerre balcaniche. Poi dopo, quando la Serbia minaccia il Kosovo, perché ovviamente nella loro mente il Kosovo è sempre rimasta una regione serba e quindi da conquistare, la comunità internazionale reagisce, però non reagisce come avrebbe dovuto, perché sapete che si sono limitati a dei bombardamenti sulla Serbia. Per quanto i bombardamenti siano stati molto pesanti, perché hanno sganciato decine di migliaia di bombe, alla fine la comunità internazionale non è intervenuta, perché sapevano che se fossero intervenuti militarmente a terra, i serbi avrebbero scatenato un inferno maggiore di quello che avevano scatenato fino a quel momento. Infatti, l'assedio di Sarajevo, che è durato più di 2 anni, non so se avete presente come è fatta Sarajevo, ma è una città circondata completamente da colline, e sta in una valle ed è tutta circondata da colline. I serbi erano sulle colline tutto intorno, quindi la città era chiusa. Però i serbi stavano là, il che poteva sembrare paradossale a un osservatore esterno, perché uno dice, boh, vabbè, c'è tutta una grossa, alcune divisioni dell'esercito serbo sulle colline, armatissimi, una città quasi inerme, chiusa dentro, perché questi non entrano e non conquistano la città come la logica, diciamo, militare dovrebbe, quella diciamo di basso livello, quella nostra che non siamo militari, dovrebbe far pensare. Perché la città di Sarajevo era un deterrente. Se l'Occidente fosse intervenuto militarmente contro i serbi, loro avrebbero raso al suolo Sarajevo completamente. Era un ostaggio. Ecco, questa è la motivazione per cui Sarajevo è stata trattata in questa maniera.
La tensione veniva tenuta sempre altissima con le operazioni di cecchinaggio, qualche bombardamento ogni tanto, e la situazione si è trascinata per un paio d'anni così, finché appunto non ci sono stati pesantissimi bombardamenti in Serbia da parte principalmente degli americani, comunque dalla NATO, e allora a quel punto i serbi sono capitolati perché ovviamente non potevano resistere più di tanto. Quindi c'è l'accordo di Dayton che di nuovo ridefinisce i confini degli stati balcanici, a questo punto vengono definiti i confini della Croazia, della Serbia, della Bosnia e Erzegovina e della Macedonia. Il Kosovo resta ancora una terra contesa e la soluzione, anche se è una soluzione ancora un po' contestata, avverrà anni dopo. Secondo questi accordi, la Bosnia, che era il nodo centrale della questione, Bosnia e Erzegovina viene divisa in due parti, una parte che si chiama Repubblica Srpska, a dominanza serba, che a sua volta è divisa in due parti perché c'è una zona che non permette alle due parti della Repubblica Srpska di unirsi geograficamente, no? Quindi un po' assurdo. In mezzo c'è un piccolo dipartimento indipendente che fa da cuscinetto, che sinceramente io non ho mai capito perché stia là, ed è una situazione un po' strana. Poi la parte centrale è la federazione croato-musulmana di Bosnia e Erzegovina, che è uno stato a sua volta diviso in due parti, ma non da un punto di vista geografico, ma da un punto di vista amministrativo, nel senso che è amministrata insieme da popolazioni croate e da popolazioni musulmane, che sono chiamate anche bosniacche. I bosniaci musulmani sono chiamati bosniacchi. E quindi potete immaginare qual è la situazione, che è la situazione attuale, dell'area subito dopo la guerra jugoslava. Diciamo che attualmente sembra che tutto sia tranquillo, però ovviamente niente è definito, niente è veramente tranquillo, perché comunque continuano attentati, continuano scontri, continuano manifestazioni. Ecco. Ti faccio riprendere un po' di fiato, così magari se vuoi bere un bicchiere d'acqua. Come abbiamo visto, fare la sintesi di tutto questo scenario storico è complicato, ci ha tirato via già un bel po' di tempo, e comunque Alberto è stato bravo. E ad ogni modo, a me interessava magari chiederti, arrivati a questo punto, di fare una breve sintesi di quella che è l'organizzazione, l'equilibrio, quindi politico, etnico e religioso, nell'area balcanica attualmente, e di quello che ha lasciato tutta questa storia come eredità. Quindi con te abbiamo parlato prima di criminalità organizzata, e questo potrebbe essere un lascito interessante. Cercando, purtroppo, visto che il tempo non è tanto, iniziano ad arrivare delle domande, sì, che però forse è meglio se rimando dopo, perché sono più di attualità, di rispondere alla domanda. Beh, allora, attualmente la situazione è questa. La Croazia è una repubblica omogenea, abitata principalmente da croati cattolici. La Serbia, uguale per quello che riguarda serbi e serbo-ortodossi, mentre la Bosnia, essendo appunto un tassello centrale, ha questa organizzazione che vi ho detto, quindi c'è questa Repubblica Srpska che è controllata dall'etnia serba, e questa parte centrale che è appunto divisa tra croati e musulmani, che però la controllano assieme. In questo scenario qua c'è sempre, ovviamente, come dicevo prima, il problema religioso, oltre che etnico,
E dopo la guerra di appunto la guerra civile jugoslava, si è inserito all'interno di questo tassello anche un problema che è il problema dell'Islam, perché durante le guerre jugoslave moltissimi stati islamici, quindi dall'Afghanistan all'Arabia Saudita, Iraq, Siria mi pare anche, hanno supportato in maniera non ufficiale le truppe bosniaco-musulmane, hanno inviato anche dei contingenti in Bosnia, combattevano dei contingenti mujahideen che avevano combattuto in passato in Afghanistan contro l'Unione Sovietica, e quindi c'è questa presenza, diciamo, arabo-musulmana. Questa è rimasta dopo la fine della guerra, e il tentativo di influenzare l'area da parte degli stati arabi, chiamiamoli arabi per semplificare, per non doverli citare sempre tutti, è ancora presente, tant'è vero che sono state costruite moschee che non rispettano più lo stile architettonico bosniaco, che era uno stile particolare, perché ovviamente i musulmani di Bosnia subivano influenze europee, influenze turche e non arabe dell'Arabia Saudita. Invece in questo caso voi potete andare in Bosnia adesso, a Sarajevo anche, e vedere delle moschee in stile arabo, che è uno stile particolare, molto ultramoderne, tutto in cemento, metallo. Perché? Perché si sono installati dei diciamo missionari wahhabiti, quindi una delle confessioni più ortodosse dell'Islam, che cercano di far proseliti in Bosnia, e li fanno, insomma, ovviamente, e questo può creare un problema, perché loro non sono la parte moderata dell'Islam, ma sono la parte più estrema, più tradizionalista, e quindi là è ovvio che può sempre succedere che ci scappi anche qualche esagitato che possa, insomma, portare a dei problemi reali. Un altro aneddoto che di solito racconto su questa cosa qua è che, ad esempio, molte persone bosniache disposte a questo vengono pagate da questi wahhabiti, insomma, dai muezzin, per seguire la tradizione wahhabita anche dal punto di vista del vestito, per cui donne col velo integrale, uomini con la barba lunga, e tradizioni seguite islamiche, seguite alla lettera, per cui vedi anche questo a Sarajevo. Per rispondere alla tua domanda, in questa situazione qua è ovvio che non ci può essere niente di definitivamente tranquillo. Una volta io ero a Jajce, che è una cittadina della Repubblica Srpska, e mentre i muezzin, perché c'è ancora qualche comunità musulmana che abita là, chiamavano alla preghiera dagli altoparlanti, in territorio serbo transitava un matrimonio cattolico croato con le bandiere croate dai finestrini, sti tipi croati che cantavano l'inno croato gridando viva Croazia e cose del genere, per cui è evidente che questa situazione qua è esplosiva, no? Chiaramente adesso è la situazione è stabile, diciamo, c'è un equilibrio, anche se un equilibrio un po' così non fortissimo, per adesso, insomma, si può viaggiare, si può fare turismo, però non è detto che là non possa succedere niente di tragico prossimamente, che è una delle cose che io ho supposto nel mio romanzo, insomma. Approfitto per fare le ultime
puntualizzazioni, le ultime domande di carattere geopolitico, e poi possiamo parlare, appunto, come dici tu, del tuo romanzo, perché si innesta molto bene in questo scenario. E parto con una domanda che è arrivata, che è: l'espansione dell'Unione Europea nei Balcani e la caduta dei confini potrebbe portare a una riunificazione culturale della regione, allentando le tensioni attualmente presenti nella zona? E questa è una domanda che ti pone il pubblico. Io invece te ne voglio porre un'altra, che è... Va bene, però forse ci fai un discorso anche... E parlaci di quello che è successo in questi giorni con Mladic e di quelle che sono le correlazioni fra la risposta che c'è stata nei Balcani e l'Europa. Beh, allora, è evidente che in una situazione... No, penso che di essere io qua, che... No, cavo. In una situazione di questo tipo, i confini non fanno nient'altro che accentuare le rivalità e ovviamente anche le ambizioni di conquista delle varie popolazioni. In una situazione ideale in cui vengono abbattuti i confini politici tra tutte le componenti, adesso ci limitiamo a parlare di Balcani, tutte le componenti balcaniche senza confini politici, è chiaro che a quel punto non c'è più la necessità di conquista. Quindi a quel punto può veramente innescarsi un processo di pacificazioni tra etnie / confessioni religiose. Non è detto che però questo sia desiderato da tutti, perché per rispondere alla tua domanda su Mladic, è chiaro che la Serbia, finché non è arrivata con l'acqua alla gola o quasi, non ha avuto la minima intenzione di far catturare Mladic, insomma di portare Mladic davanti alla giustizia internazionale. Quindi è chiaro che una azione di questo tipo, quindi vi consegniamo Mladic 20 anni dopo, è ovviamente una azione di comodo, di convenienza, perché non è sicuramente un atto dettato da una volontà di giustizia, ma Mladic diventa una merce di scambio con l'Europa. I serbi sperano che diventi una merce di scambio con l'Europa, per cui ti diamo Mladic, adesso iniziamo il processo. Però alla fine i serbi restano i serbi, i croati restano i croati e i bosniaci restano i bosniaci, con i loro confini, con le loro divisioni. Quindi non è appunto consegnando Mladic che si risolvono i problemi. Del resto va anche detto che esistono ancora numerosi criminali di guerra croati da catturare, da consegnare alla giustizia, e anche bosniaci musulmani. Quindi la Serbia adesso spicca perché spinge per entrare in Europa più degli altri, ma non è che nessuno l'ha torto e nessuno ha pienamente ragione. Tutti sono colpevoli di quello che è successo là e tutti dovranno rendere conto alla giustizia. Poi ovviamente questa è la teoria utopistica. Nella pratica la Serbia ha tirato fuori Mladic, i croati tirano fuori uno dei loro e poi insomma entreranno in Europa come sono entrate la Bulgaria, la Romania, eccetera. Insomma. Io direi che parliamo un po' del tuo libro, perché ormai abbiamo 10 minuti circa che poi dobbiamo iniziare un'altra conferenza. E questo libro è un libro che io ho fatto leggere a degli amici e a dei parenti, questo come anche il libro precedente che hai scritto. Ho regalato, ho fatto comprare anche. E si tratta di due libri che sono molto particolari nello stile. Sono dei noir,
che è una parola forse neanche tanto conosciuta nell'ambito letterario italiano, e sono addirittura dei turbo noir, secondo quello che tu definisci, secondo quello che tu hai definito in un articolo, quindi creando questa sorta di sottogenere del noir. E io vorrei che tu ci parlassi un pochino di queste caratteristiche forti di questo libro, del fatto che ci sia molta violenza in questi libri e sia anche curato molto l'aspetto dei personaggi femminili che compaiono in questi libri, che sono spesso spinte ai limiti sia dal punto di vista della violenza ma anche di quello sessuale. E vorrei magari anche, aggiungo un po' di carne al fuoco, poi riprendere a parlare di Mano Nera per parlare della Gadda, che è uno dei temi principali del libro. Sì, ok. Allora, Mano Nera, come vi dicevo prima, è il nome di un'organizzazione segreta serba dell'inizio secolo che voleva appunto portare la Serbia a essere lo stato dominante nei Balcani. La Mano Nera storica finisce quando finisce la Prima Guerra Mondiale, e la mia Mano Nera invece resuscita ai giorni nostri, e non so neanche quanto sia invenzione, io spero di sì, ma sicuramente di movimenti nazionalisti estremi in Serbia ce ne sono, come ce ne sono però da tante altre parti, però in Serbia ce ne sono e li abbiamo visti in azione proprio nel momento in cui Mladic è stato arrestato. Sono state manifestazioni a Belgrado, in tutta la Serbia, trasmissioni televisive che glorificavano Mladic, anche in Repubblica Srpska, quindi nella zona bosniaca, hanno fatto speciali televisivi per dire quanto era eroico quest'uomo, difensore dei serbi, patriota, eccetera. Quindi l'animo nazionalista dei serbi è sempre vivo, come è vivo quello dei croati, un po' meno quello dei bosniaci musulmani, che non hanno mai avuto un vero stato sotto, ma sono sempre stati dominati da altri. Nel libro io suppongo che una organizzazione serba molto vicina al governo e supportata in qualche maniera da qualche stato estero cerchi di dar fuoco alle polveri balcaniche nuovamente con un'azione eclatante. L'azione eclatante è quella di andare a rubare l'Agada di Sarajevo. L'Agada di Sarajevo, che è un libro ebraico sefardita del, mi sembra di ricordare, del 1400, ma comunque del periodo in cui gli ebrei e spagnoli vengono cacciati fuori, e c'è quell'esodo verso l'Europa e verso il Nord Africa degli ebrei spagnoli. Questo libro arriva fino, per varie strade, arriva fino a Sarajevo. È un libro importantissimo perché tutti i sarajeviti, o sarajas come vengono chiamati, ci tengono molto a questo libro, perché Sarajevo è una città che ha sempre tenuto molto alla multiculturalità, e questo libro, che tra l'altro è preziosissimo, è considerato un esempio di multiculturalità. Per cui un aneddoto vero narra che, ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale questo libro sia stato protetto a costo della vita dal curatore del museo bosniaco, che era musulmano. Ecco, per cui poi è stato messo in una cassaforte, adesso è conservato al Museo Nazionale della Bosnia-Herzegovina. E allora io suppongo che c'è questa organizzazione nazionalista serba che vuole rinverdire i fasti della Mano Nera
ruba questo libro, e da qui si innesca tutta un'azione criminale, perché criminale spionistica, diciamo, perché ovviamente questo libro va recuperato prima che i serbi comincino a dettare condizioni, prima che la popolazione scenda in piazza e comincino gli scontri di piazza, insomma, una cosa del genere potrebbe creare numerosi problemi, soprattutto a Sarajevo. E da qui si dipana tutta una storia in cui i personaggi cercano di portare a compimento il loro piano, mentre gli antagonisti cercano di recuperare invece il libro. Gli antagonisti sono croati. Ecco, questo più o meno è la trama. Senza andare troppo oltre nella trama, perché poi immagino che qualcuno vorrà comprare il libro. Consiglio. Lo consiglio. Scusate, i problemi col microfono non erano previsti. E senza andare troppo oltre nella trama, dacci un paio di indicazioni appunto di questi personaggi femminili che tu hai usato, uno in questo libro e l'altro nel libro precedente, Balkan Bang. E dopo di questo io penso che avremo tempo solo per un'altra domanda che mi hai già scritto qui, e poi salutiamo tutti quanti. Beh, personaggi femminili io ho voluto metterli, sono personaggi importanti nei libri, perché ritengo che spesso, siccome la letteratura, soprattutto la letteratura di questo tipo, è in mano agli uomini, diciamo, nel senso maschile, spesso i personaggi femminili sono ridimensionati a comprimari, o insomma comunque con ruoli minori. Allora io volevo portar fuori questo personaggio femminile importante, e volevo anche rifarmi a così un certo tipo di cinematografia, che è quella che poi anche Quentin Tarantino va a citare spesso, che è filmografia serie B degli anni 70, dove c'erano sempre personaggi femminili piuttosto importanti. In Balkan Bang è sempre ambientato a Sarajevo, è una storia più legata alla criminalità, è una storia anche un po' più esagerata da un punto di vista stilistico, è quasi un pulp proprio alla Quentin Tarantino. Mentre Mano Nera, e la protagonista è questa croata, un killer croato, donna assolutamente esagerata, sopra le righe. E mentre in Mano Nera c'è Ljubmila Horvat, che è una croata super cattolica, maniaca religiosa, potremmo dire, che però è convinta che tutto quello che fa, lei è legata a un gruppo, diciamo, possono essere visti un po' come un gruppo parallelo ai servizi segreti croati, è convinta che tutto quello che fa lo fa per Dio, per la cristianità. Quindi per lei l'uccisione è giustificata se a fin di bene, da un punto di vista della sua visione distorta del cristianesimo, insomma. Un po' una specie di crociata moderna, con così un po' spunti ratzingeriani, direi. Allora, adesso devi essere bravo, perché abbiamo quasi esaurito il tempo, quindi devi rispondere a questa domanda in non più di un minuto. La destabilizzazione che ha la Grecia in questi giorni potrebbe scatenare un effetto domino? Dipende da che punto di vista. Cioè, se si... la destabilizzazione della Grecia è economica attualmente, per cui siccome la Grecia è sempre stata un paese che non è mai entrato nel gioco balcanico vero e proprio,
pur facendo parte dei Balcani. Aspetta, mi sentite senza? Prova? No, no, ecco. Adesso? Sì. Non credo che possa destabilizzare l'area a livello... Io riprovo a usare un attimo il microfono perché finisce direttamente nel video che poi potete trovare su YouTube. E vi do giusto qualche ultima informazione e ringraziamo Alberto per essere venuto qui e per averci parlato dell'area balcanica e dei suoi libri. E ringraziamo ancora Homepage, il gruppo Beppe Grillo di Udine, la libreria Moderna che ci ha fornito i libri e vi ricordo che ci sarà la prossima conferenza venerdì prossimo, che sarà una conferenza dal titolo L'informazione nell'era digitale con Claudio Messora. E con questo direi che è tutto, le domande sarebbero ancora molte, l'argomento lo richiederebbe, però abbiamo finito il tempo, quindi ti ringraziamo di essere stato qui e grazie a tutti per essere venuti.